alla ricerca di uno scalpo eccellente. Bentrovati a tutti i telespettatori di Rossini TV, da Matteo Diotalevi. Oggi per la Fiorini Pesaro Rugby, una partita complessa e speciale contro i Caimani del Viadana Rugby, seconda squadra del club, club che più o meno è nato quando è nata la Pesaro Rugby, in realtà un anno dopo, ma che poi è riuscito a salire fino alla massima serie, Serie A Elite, dove negli ultimi anni addirittura ha vinto uno scudetto e quest'anno lotterà ancora per la vittoria del massimo campionato. In questo momento la prima squadra è seconda in classifica. Con me al commento tecnico oggi Alberto Vincenzetti. Buongiorno a tutti e benvenuti. Dicevamo, uno scalpo importante, perché se è vero che questa è la seconda squadra del Viadana, è altrettanto vero che è una squadra infarcita comunque di giocatori che provano e che gravitano comunque attorno alla prima squadra. Tanti di loro hanno fatto già delle comparsate, alcuni di loro magari giocano in questa squadra per riprendersi e trovare la migliore forma prima di tornare a giocare in Serie A Elite. Un Viadana che al momento occupa la quinta posizione in classifica, 20 punti in più di Pesaro, e che è alla ricerca di punti importanti per provare a raggiungere quel quarto posto in classifica che potrebbe, ma non è sicuro, garantire l'accesso alla Serie A1 il prossimo anno. Perché, come molti di voi sapranno, la Serie A di quest'anno, il prossimo anno, sarà divisa in due categorie, A1 e A2, e al momento le prime tre accederanno alla A1. Ma in realtà potrebbe esserci una riforma dei campionati a stagione in corso che permetterebbe anche alla migliore quarta di accedere al massimo campionato. Pesaro invece cerca ancora punti, perché da ottava in classifica vuol mettere ancora distanza rispetto all'ultima in classifica Valpolicella, che la segue di 14 punti, per godersi al meglio il finale del campionato e non dover vivere il patema di dover evitare l'ultima posizione, che costringerà la squadra ai play-out. Pesaro vince con fatica la prima mischia di giornata e prova subito a distendersi con i suoi uomini. Molto bene, è andato al contatto Astonini, ha messo a disposizione la palla per i compagni, adesso è Acerra ad andare a contatto, viene placcato prontamente da Balà. Pesaro deve riuscire a recuperare, fa un po' di fatica, soprattutto c'è un brutto errore di Pesaro che non riesce a raccogliere il pallone con Riccardo Dell'Acqua. Adesso è Pesaro che deve fare massima attenzione e si riprenderà con una mischia in favore del Viadana. Sì, un errore di distrazione o comunque di poca attenzione che ha portato a un grosso vantaggio territoriale del Viadana, che non è riuscito a concretizzarlo in una meta e ora approfitterà di un'introduzione in mischia ordinata. Più dell'errore però di Dell'Acqua, forse andava fatta maggior protezione nella rack precedente, dove Dabalà è stato portato via dal giocatore del Viadana. Pesaro ha perso palla e poi ne è nata l'azione che ha visto poi successivo in avanti di Dell'Acqua, che non è riuscito a raccogliere il pallone al volo. Adesso vediamo la prima mischia in favore del Viadana. Viadana che tiene molto bene, esce con Sarosì per il compagno Maestri, alla fine Paternieri va a segnare in meta. Troppo facile questa segnatura per la squadra lombarda. Sì, una segnatura molto molto facile per il Viadana, che è riuscito a cogliere impreparata la difesa del Pesaro Rugby, che non è riuscita a scalare in maniera efficiente e a garantire quindi una copertura nel reparto allargato dei tre quarti. E ora il mediano d'apertura si prepara per la trasformazione della meta, che potrebbe garantire altri due punti accessori per il punteggio del parziale di gara. Sempre Paternieri sull'ovale. Purtroppo un brutto errore nei tre quarti pesaresi, che non sono riusciti
a scalare un'azione in prima fase sono quelle mete che tagliano un po' le gambe, però Pesaro ha tutto il tempo per reagire a questa segnatura. Fra l'altro non va la trasformazione, quindi 5-0 per il Viadana, e si riprenderà con il calcio da parte di Jobert. Sì, occorre una reazione immediata per evitare di sprofondare in un punteggio che possa essere sfavorevole poi per tutta la partita. Pesaro deve subito riuscire a mettere a terra i diretti avversari, cosa non semplice, è una squadra davvero molto fisicata questa del Viadana. Pesaro non è da meno, però adesso sarà sicuramente un calcio da parte del Viadana, palla molto alta sotto Azzolini, è lui che contrattacca direttamente, palla a disposizione dei compagni. Abbiamo detto poco fa, serve una pulizia decisa in rack e una protezione del mediano di Mischia. Intanto c'è un vantaggio per Pesaro, vediamo come la giocherà. Alla fine l'arbitro ferma l'azione, si riprenderà quindi con il primo calcio di punizione della partita. E questo è il momento in cui bisogna guadagnare terreno e guadagnare appunto campo da risalire per poter giocare la palla al meglio con i tre quarti, che i giallorossi sanno fare molto bene, ne fanno del loro punto di forza. Oggi qualche cambio per Panzieri, che ha lasciato in panchina un Sacchetto che non è al meglio delle condizioni fisiche, al suo posto Riccardo Dell'Acqua, che aveva giocato fra l'altro piuttosto bene, vado a memoria, mi pare a Valsugana. E in prima linea Doncor, Fusco e Acerra, anche Doncor non è al massimo della condizione fisica. Adesso lancio in touche completamente sbagliato da Fusco e quindi guadagnato dal Viadana. Speriamo che Pesaro sappia riprendersi soprattutto in touche, perché quando viene a mancare anche questa piattaforma, con una Mischia che abbiamo visto che oggi potrebbe soffrire un po' i primi 8 uomini del Viadana, potrebbe complicare e non poco la partita. Adesso Pesaro deve fare buona guardia, come al solito farla, e soprattutto riesce a guadagnare un ovale splendido. È stato Ruffini, se non sbaglio, a riconquistare l'ovale. Adesso Dabalà dovrebbe però velocizzare un po' l'uscita del pallone, perché è la seconda volta, forse però non era Dabalà, era Riccardo Dell'Acqua, non so effettivamente chi ha tirato fuori l'ovale, però ci voleva un'azione maggiormente veloce. Sono molto molto determinati e aggressivi sulla rack. Sì, molto determinati, aggressivi, ben detto Matteo, e questo fa sì che loro possano sporcare i nostri punti d'incontro, e ciò vuol dire che i sostegni del portatore di palla devono essere più presenti e più puntuali a sostegno del loro compagno, per garantire un'uscita del pallone più pulita e più veloce, per garantire il gioco a largo. Adesso altra Mischia per il Viadana, vediamo se usciranno con Sarzì, il numero 8 dei gialloneri, oppure se sarà direttamente Maestri a tirare fuori l'ovale. Spingono, c'è il vantaggio per il Viadana, alla fine Sarzì a mettere in moto la tre quarti del Viadana. Pesaro deve fare di tutto per riuscire a raggiungere l'ovale. Per fortuna dei giallorossi, l'ovale esce dall'area di meta prima di essere schiacciato. È stato un colpo di fortuna grosso, perché poteva essere un'altra meta a favore del Viadana, ma adesso si torna indietro per un vantaggio non concretizzato su una Mischia stappata da parte del Pesaro, e ora Viadana ne approfitterà con un calcio di punizione. Decideranno se andare per i pali o per una rimessa laterale, guadagnare terreno. Azione davvero pericolosa del Viadana, arriva con troppa facilità con i suoi tre quarti nei pressi dell'area di meta. Non c'era la copertura giusta dietro in questa occasione, e è stata davvero fortunata a non subire la seconda segnatura di partita. Adesso vedremo
il Viadana come gioca con la Moll, mischia e touche attorno sui 15 metri. Tra l'altro prima touche del Viadana in questa partita, il lancio è preciso, Pesaro deve contrastare il drive impostato dai giocatori lombardi. Sembra che no, adesso è la Moll avanzare, adesso la palla è uscita, Paternieri che va a contatto, Pesaro deve fare buona guardia. Palla per Bartolini che prova a sfondare per vie centrali, Pesaro deve essere più presente lì vicino, adesso sembra che però è riuscita a riconquistare l'ovale. Buona azione difensiva da parte di Pesaro, efficace nel placcaggio, adesso calcione di Jobert a liberare, in realtà non guadagna tantissimi metri, praticamente il Viadana avrà un'altra touche praticamente alla stessa altezza della precedente ma solo dall'altra parte del campo. Sì, è stata tutto sommato una buona difesa del Pesaro, ma che in questa frangente di gara sta ancora faticando a contenere le incursioni degli avanti, soprattutto delle prime linee del Viadana. E da notare di una carratura di peso elevata, e adesso si apprestano a battere un'altra rimessa laterale e sicuramente andranno ancora in Moll. Ecco che scende e adesso invece è il tallonatore che viene armato, Pesaro deve placcare, lo fa con un po' di fatica. Buona l'azione del Viadana, Celli in avanti adesso, per fortuna dei giallorossi si riprenderà con una mischia pesarese. Sì, un altro, il secondo errore alla mano di fila per Viadana, e questo potrebbe essere un altro dettaglio che alla, nell'economia della partita può determinare il bilanciamento della partita e del punteggio finale. È altrettanto vero che è un Viadana che con i suoi tre quarti gioca, ha diverse giocate, fin qui non le ha mai ripetute, anche adesso ha tirato fuori un'altra giocata dalla touche, con il tallonatore che è andato a inserirsi per poi servire una terza linea che è entrata in maniera decisa, non fosse che poi ha perso l'ovale. Adesso invece è molto buona la mischia del Pesaro che costringe quella del Viadana un pochino a girare, e alla fine Jobert libera con uno dei suoi bei calci, rispedisce indietro il Viadana che ripartirà anche questa volta con una touche. Sì, questa volta un calcio molto più preciso, molto più potente, e che riesce a rispedire indietro, più indietro la difesa, l'attacco del Viadana, che ora si appresta a battere un'altra touche. È proprio vero che quando hai una piattaforma di gioco che funziona diventa tutto più facile, si è visto questa volta quando la mischia di Pesaro ha tenuto e ha dato quindi un buon pallone a Jobert da calciare fuori. Adesso un errore, anzi un fallo in touche da parte del Viadana che permetterà a Pesaro di ripartire. Se non sbaglio un calcio di seconda? Sì, possono decidere di calciare direttamente fuori oppure andare di seconda e con un up and under. Battaglia aerea che però viene vinta dal giocatore del Viadana. Però adesso almeno il Viadana è costretto a giocare nella sua metà campo, vediamo se ripartirà sempre alla mano, prova a distendere i suoi tre quarti, Pesaro è molto attendista con la sua difesa, vediamo se il pallone uscirà dall'area di meta, non è così, allora Azzolini va ad annullare, si ripartirà con un calcio per i pesaresi. Sì, un'azione giocata a largo molto pulita, molto veloce ed efficace da parte del Viadana, che provano a mettere pressione dietro la linea del triangolo allargato, palla che però finisce troppo lunga e Azzolini può schiacciarla nella propria area di meta. Quel che però si vede è che è un Viadana arrembante che comunque cerca di giocare quanto più possibile, e anche in questo caso aveva provato a mettere in difficoltà Pesaro con quel calcio. Adesso Viadana è all'interno della metà campo pesarese, manda dentro Marchiori, seconda linea, adesso Paternieri che prova a armare Gamboa. Gamboa che tra l'altro è figlio del direttore sportivo della Viadana,
e adesso è Dybala a spazzare via un calzone che non arriva oltre la metà campo. Vabbè, si riprenderà con una touche in favore del Viadana, non il miglior calcio possibile, ma almeno Pesaro può respirare. Un Viadana che a contatto perde molti palloni in avanti. Sì, molto arrembante, come dicevi prima Matteo, molto sfrontato, vuole affrontare la difesa di Pesaro a viso aperto, ma in più frangenti ha dimostrato di non avere il cinismo necessario per chiudere in più di un'occasione l'azione. Adesso buono Fusco a portare a terra il diretto avversario, il super pilone Craig. Adesso vediamo se Pesaro riesce a far buona guardia, ma manca completamente la guardia vicino alla rack e il numero 9, il mediano Maestri, va direttamente in meta. Non si possono commettere questi errori contro una squadra comunque di questa caratura. No, un errore gravissimo. In un punto d'incontro le due guardie vicino a un punto d'incontro sono i primi che devono essere lì presenti e non devono far partire il 9. Giustamente il loro mediano di mischia è partito, ha visto il buco, ha colto l'occasione al volo e Viadana raccoglie un'altra meta da aggiungere al proprio tabellino di marcia. Non è la Pesaro Rugby vista sin qui in campionato, dove se non ha mai particolarmente brillato in fase offensiva, in difesa invece ha sempre fatto vedere di essere molto arcigna, davvero precisa e puntuale in tutti i placcaggi. Oggi due mete sin troppo facili, adesso senza togliere i meriti al Viadana, sia nella prima che nel secondo, di fatto sono mancate proprio le guardie, in quella che nel primo caso probabilmente non è scivolata al meglio la difesa, in questa seconda mancavano le guardie sulla rack. E forse figlia anche di un po' di cambiamenti in questa partita con Dybala numero 9 titolare, posizione che e ruolo che ha ricoperto, non sempre spesso partito in panchina, qualche altro aggiustamento nella linea dei tre quarti e sicuramente per esempio un Sacchetto e un Bocca Rossa danno più esperienza, ma la volontà è quella, anche quella di far crescere i giovani, quindi ben venga. Ora comunque c'è tutta la partita da giocare, è passato solo un quarto d'ora, Pesaro ha tutto il tempo per potersi far valere. Esatto, di tempo ce n'è ancora, ma è giunto il momento di suonare la carica e di ripartire col giusto abbrivio per mettere pressione al Viadana e non subire più il loro gioco. E adesso un fallo della prima linea, l'arbitro segnala che il pilone sinistro di Pesaro a Cerra ha fatto crollare il diretto avversario, non si sa se è esperienza del pilone destro del Viadana o ingenuità del pilone sinistro di Pesaro, fatto sta che si riprende con il calcio di punizione e Viadana che torna con una touche nella metà campo pesarese. Sì, Viadana guadagna altri 25-30 metri circa e ora potrà ripartire con un'altra azione d'attacco. E sta facendo male perché sono ordinati, sono ben organizzati e fanno soprattutto cose molto semplici, nulla di complicato, ma la semplicità fatta bene è quella che tante volte fa più male. Pesaro viene da, o meglio, entrambe le squadre vengono da una domenica di pausa e adesso altro incredibile errore con Maestri che si invola verso la meta e non trova nessuno a contrastarlo. Davvero un errore ingenuo, c'erano due giocatori di Pesaro che potevano braccarlo lì vicino, l'hanno perso e nessun altro è riuscito a raccoglierlo. C'è qualche problema nella difesa pesarese? C'è qualche problema, ma probabilmente forse più un problema di mentalità, perché due errori consecutivi di questo genere che lasciano tanto spazio al numero 9 non si sono mai visti e qui c'è proprio un problema di, in questo caso, di attitudine e di mentalità, di approccio alla partita. E adesso è il momento però di riorganizzarsi e di suonare la carica per fare meglio e provare a cambiare
il tabellino della partita. Non vorrei, come dicevo prima, le squadre vengono da una domenica di fermo, non vorrei che Pesaro si sia rilassata troppo. Nella prima settimana di stop gli allenatori hanno dato anche modo ai giocatori di rifiatare, evitando i classici allenamenti ma facendo solo un'amichevole congiunta con il Fano, squadra di Serie C che fra l'altro si giocherà prossimamente i playoff per salire in Serie B, a cui facciamo il nostro più grande in bocca al lupo. Dicevamo appunto una settimana in cui si sono allenati meno e poi questa settimana invece in cui hanno ripreso ad allenarsi a pieni ranghi. Adesso un calcio completamente sbagliato da parte di Jobert, che non supera nemmeno i primi 10 metri come da regolamento e quindi si riprenderà con una mischia dal centro del campo. Sì, adesso forse è un momento in cui, oltre all'approccio mentale che è stato quello sbagliato, probabilmente si aggiunge anche la beffa del fatto che non riescano anche le cose più semplici, e può essere una somma di fattori che poi dopo possono influire negativamente sulla partita, perciò è il momento di cambiare mentalità, approccio e essere più cattivi. Eh sì, adesso serve determinazione e aggressività da parte di Pesaro. Adesso per esempio Pesaro regge bene in questa mischia, anzi mette in difficoltà nettamente Viadana, che però riesce a uscire bene con i suoi tre quarti. Pesaro però non riesce a fare buona guardia, Viadana che per l'ennesima volta si distende in avanti, per fortuna perde un pallone in avanti, l'arbitro un po' troppo frettoloso in questa occasione fischia subito, non dà occasione a Pesaro di giocare il vantaggio, se non altro si riparterà con una mischia per Pesaro. Sì, l'arbitro forse è stato un po' troppo fiscale, un po' troppo preciso su questa chiamata, però così ha deciso ed è giusto seguire le sue indicazioni, perciò Pesaro ripartirà con una mischia ordinata e dovrà cercare di risalire il campo il più possibile con il possesso in mano. Vediamo questa mischia, prima Pesaro ha retto molto bene, era introduzione dei gialloneri, adesso vediamo introduzione giallorossa, Dabalà ha chiamato a portare fuori velocemente l'ovale, Jobert riesce a liberare, a rispedire indietro i gialloneri, vediamo che cosa decideranno di fare, sicuramente continueranno a giocare alla mano come hanno fatto sino adesso con una touche per i gialloneri che funziona alla perfezione, sembra. Sì, sta funzionando molto bene il loro sistema di gioco, touche ripeto molto semplici, senza nessuna complicazione, e a parte per questo in avanti che l'arbitro fischia e ci sarà perciò un'altra mischia ad introduzione giallorossa, e questa è un'occasione da sfruttare per risalire ulteriormente il campo e provare a mettere pressione al Viadana. Di nuovo Dabalà a introdurre l'ovale. L'arbitro che richiama le due prime linee. Intanto vediamo che si scalda Santino Franco, pilone destro di Pesaro. Dicevamo prima che Doncor non è al top della forma, chissà se entrerà addirittura prima della fine del primo tempo. Vediamo che Pesaro ingaggia anche un po' più bassa rispetto al Viadana, che appunto costringendolo quindi a lavorare in maniera maggiore. Pesaro che adesso prova a distendersi con i suoi tre quarti. Michael non serve De Angelis, sembrava che potessero guadagnare altri metri, ma Pesaro decide di continuare, non la migliore apertura da parte di Dabalà. Per fortuna c'era un fuorigioco del Viadana, vediamo Pesaro che cosa sceglierà di fare, probabilmente andrà in touche.
sarebbe la scelta forse più corretta. In realtà da quel punto potrebbe anche piazzare Jobert, no, decide di andare in touche, cercano di guadagnare altri metri, è la prima volta che Pesaro si avvicina così tanto alla linea di meta del Viadana, di fatto la touche è sui 22. Sì, piuttosto che andare per i pali e cercare di mettere nelle tasche i primi tre punti della partita, vogliono provare a dare un segnale a se stessi e al Viadana per far capire che ci sono e che non sono per fare la comparsa, ma sono per fare il loro gioco e per mettere pressione e fare punti pesanti. Ora però è il momento di capitalizzare queste occasioni e perciò batteremo una rimessa laterale. Ora è il momento di portare giù una touche. La prima di giornata era andata decisamente male, questa va decisamente bene, presa da Antonelli, buono il lancio di Fusco, Pesaro che imposta la maul, riesce ad avanzare con i suoi uomini, ottimo, ottima conquista, conviene tenere la palla dentro, da Balà guida ancora i suoi uomini, è battaglia, guerra pura, adesso crolla la maul pesarese, dovrà tirar fuori il pallone da Balà, adesso arma ancora Ruffini, seconda linea pesarese, vediamo se Pesaro deciderà di giocare lì vicino alla rack, è così che fa, riesce a guadagnare metri, ma alla fine è il Viadana a far esplodere il pallone e a conquistarlo. Alla fine l'arbitro richiama Mariani per un fallo che ferma l'azione e non so quanto sia stato utile questo fallo, con Mariani che rischia addirittura il cartellino giallo. Questo è un errore di disciplina e di rispetto del regolamento che può costare tanto sia a livello di punteggio ma anche a livello mentale, perché eri praticamente sotto i pali e lì bisogna essere cinici e concreti e portare a casa i punti. Purtroppo così non è stato fatto e ora Viadana potrà ripartire con un calcio di punizione. Placcaggio in ritardo per Mariani che regala questo calcio di punizione al Viadana che calza fino più o meno a metà campo, quindi per Pesaro è tutto da rifare, fra l'altro la touche sarà in favore proprio della squadra lombarda. Aveva fatto tutto bene Pesaro, la maul era avanzata perfettamente, poi forse poteva provare ad aprire il gioco, ha continuato a lottare invece vicino alla rack, forse l'ultimo ingresso è stato troppo alto, tanto che sono riusciti a rubare il pallone i giocatori del Viadana. Buona la touche del Viadana che prova subito a distendersi con Sarzi, numero 8 dei gialloneri, e adesso è ottimo il doppio placcaggio dei pesaresi, Pesaro che porta indietro e alla fine costringe all'in avanti i lombardi, e questa è la determinazione, la cattiveria agonistica che serve per riuscire a provare a rientrare in una partita che sin qui di fatto è tutta di marca del Viadana. Sì, Giovanni Tontini, il blind side flanker dei giallorossi, ha provato a scuotere i suoi compagni nonostante la giovane età, ma la massa corporea e la bravura tecnica da tenere bene in considerazione, e ha rispedito direttamente il giocatore portatore di palla del Viadana ai propri mittenti, e ora Pesaro può ripartire con un'introduzione in mischia chiusa. Intanto mischia di Pesaro che ha visto l'ingresso di Santino Franco al posto di Doncor, come prima avevamo anticipato, e adesso è Pesaro che prova a distendersi con i suoi, placcaggio decisamente alto e falloso su Venturini, sgabello per lui, viene proprio sollevato da terra, vediamo che cosa deciderà l'arbitro grosso di Torino, sta parlando con il guardaline Caprini, vediamo se l'arbitro deciderà di estrarre un cartellino o meno, sta parlando proprio con Loretoni, seconda linea che ha sollevato Venturini, interessante fra l'altro vedere quanti chili dà Loretoni alla nostra seconda linea Venturini, giallo per Loretoni e Pesaro che adesso si ritroverà a giocare per 10 minuti in superiorità numerica. Sì, questa è una seconda chiara occasione che Pesaro deve sfruttare al meglio, e ora Joubert calcia fuori dentro
Il Pesaro avrà l'opportunità di battere una rimessa laterale da dentro i 22 del Viadana, e questa è un'altra occasione ghiottissima da poter concretizzare con punti pesanti. Pesaro deve riuscire a capitalizzare questa opportunità. Si è visto che quando gioca Pesaro può provare a mettere in difficoltà questo Viadana. Vediamo adesso Latouche, Fusco al lancio, sceglie di andare in fondo, fatto sta che il lancio è storto. Seconda touche sbagliata su tre, e iniziano a pesare questi errori. Iniziano a essere pesanti, molto pesanti questi errori, sono già due che potevano essere punti preziosi per questo match, che ancora tutto pende tutto in favore giallo-nero, che ora avrà l'opportunità di ripartire da una rimessa laterale e di provare a risalire il campo. Adesso Pesaro può conquistare questa touche, Fusco si rifà dell'errore precedente riconquistando l'ovale, palla in mano ai giallorossi, adesso è Santino Franco a tenere il pallone in mano, deve metterlo a disposizione dei compagni, serve attenzione lì vicino e Acerra a caricare adesso da Balà che arma Santino Franco, vediamo se Pesaro proverà ad allargare il gioco, palla per Tontini, va lui a contatto, Pesaro continua a mantenere l'ovale, palla per Fusco, diciamo che c'è un po' di confusione anche, Pesaro non è molto organizzata in attacco, adesso prova a riorganizzarsi, palla per Mariani, giocano sempre vicino alla racca, adesso Mariani non va direttamente a terra ma proprio grazie al placcaggio forse conquista qualche metra. E alla fine è il Viadana a riconquistare la palla. Anche in questo caso, diciamoci la verità, Pesaro l'ha giocata decisamente male. C'è da dire placcaggi molto efficaci da parte del Viadana, bassi, e se non avanzanti almeno lasciano il giocatore lì a terra, non lo fanno avanzare e provano subito in ogni occasione a mettere le mani sul pallone. E in questo caso l'arbitro fischia un fallo di pallone ingiocabile contro il Pesaro e Viadana è riuscito a, con una difesa molto cinica e veramente chirurgica, a recuperare un altro pallone davanti ai propri pali, in non inferiorità numerica tra l'altro. È altrettanto vero però appunto che Pesaro non è riuscito a vedere mai la superiorità numerica che ha in questo caso, perché comunque sta giocando con un giocatore in più, è altrettanto vero che Pesaro non ha mai avuto quella profondità giusta per attaccare e non è mai riuscita a creare una racca che poi potesse dare un pallone veloce da giocare per i propri tre quarti. Serviva maggiore organizzazione, forse probabilmente da parte del mediano che doveva guidare meglio i suoi avanti. Fatto sta che Pesaro si è trovata a 5 metri dalla linea di meta e si riprende con una mischia in favore del Viadana. Adesso crolla la mischia, l'arbitro la fa comunque giocare, il pallone esce, vediamo un calcio non perfetto, c'è De Angelis sul pallone ma non riesce, si fa addirittura sorprendere dal rimbalzo, un peccato qui, anche questo un altro errorino di giornata, forse si poteva evitare stando un po' più indietro sin dall'inizio. Sono tutti un insieme di dettagli che può fare tanta differenza e che può allargare il divario o tenerlo molto largo, in questo caso a sfavore di Pesaro, che ora però ha l'opportunità di ripartire con una rimessa laterale dalla propria metà campo. Adesso Pesaro lancia sull'ultimo blocco, per fortuna riesce a conquistare l'ovale, adesso ci si mette anche il piede di Jobert con un calcio decisamente negativo, quasi a tornare indietro, una penandar che non è andato per il meglio e alla fine è il Viadana di nuovo nella metà campo di Pesaro ad attaccare. In questo momento sta facendo per lo più tutto Pesaro, nel bene e nel male. Adesso vediamo il Viadana con un gioco un po' più conservativo, visto che sono con un giocatore in meno, cercano di aprire il pallone con il numero
3 Craig, alla fine tanti tanti complimenti a Paletta che va alla caccia di questo pallone. E adesso Pesaro che si distende sulla destra con De Angelis che rimette il pallone al centro. Pesaro però non sale e non segue la sua ala. È una Pesaro un po' spenta, diciamo la verità. Serviva maggior attenzione, maggior aiuto in questa azione offensiva. Era andata davvero bene, era stata buona l'intuizione di Dabalà di giocare veloce. Adesso è battaglia, forse il pubblico si scalda per qualche fallo da parte dei tre quarti del Viadana. Adesso vediamo Pesaro che comunque ha l'ovale dalla sua. Dabalà però lo deve tirare fuori un po' più velocemente, metterlo a disposizione dei compagni. È molto bravo il Viadana a rallentare il gioco dei pesaresi, ma altrettanto vero che Pesaro sta faticando e non poco. Adesso gli animi si sono più che accesi in campo, vediamo alcuni giocatori a contatto. È un peccato, è un peccato perché Pesaro non deve farsi trascinare dai giocatori gialloneri in questa situazione. Non sappiamo bene che cosa sia successa. Fatto sta che forse l'arbitro Grosso ha permesso un po' troppi scambi di cortesie in campo e allora poi diventa tutto più difficile. Non possono essere i giocatori a farsi giustizia delle scorrettezze degli avversari. Ammettiamo che da qua non abbiamo visto davvero nulla. Adesso vediamo l'arbitro Grosso a colloquio con il guardaline Gargamelli, vediamo che cosa ne uscirà. Pubblico di Pesaro molto agitato in questo momento. Se la prendono con i giocatori del Viadana, loro erano molto più vicini all'azione di noi, non sappiamo assolutamente che cosa sia successo. Purtroppo sono cose veramente spiacevoli e brutte quando accadono, perché questo sport ha quello spirito di rispetto dell'avversario, dei propri compagni, del regolamento, che ne fa un cardine della formazione dei propri giocatori, e dirigenti e tifosi. E quando avvengono queste scene sono veramente, veramente imbarazzanti e tristi, proprio è una sconfitta dello sport. Adesso Pesaro e il Viadana che si riuniscono tra di loro e l'arbitro che richiama i due capitani dopo essersi consultato con i guardialine Caprini e Gargamelli, e nella speranza di richiamare all'ordine le due squadre e di mettere ordine e disciplina in campo. Tra l'altro vediamo un giocatore di Pesaro rimasto a terra, non sappiamo, da qua non riusciamo a vedere chi sia né che cosa sia successo. Vediamo se l'arbitro deciderà di estrarre qualche cartellino o meno. Richiama, vediamo il numero 3 e Venturini, dà un giallo a Venturini e un rosso al numero 3 Craig. Partita quindi che in questo momento vede Pesaro con un giocatore in più in campo, giocatore che quando rientrerà Venturini e quando rientrerà anche il Loretoni, Pesaro quindi comunque continuerà a giocare con un uomo in più per tutto il resto della partita. Speriamo che questi cartellini, se non altro, bastino per rasserenare gli animi delle due squadre. Sì, speriamo vivamente che gli animi si placchino, perché qui vogliamo tutti vedere solo una partita di rugby, solo spettacolo della palla ovale, e non è farsi giustizia da soli che può risolvere le cose. E quindi ecco, speriamo che il gioco ritorni al suo stato originale. Anche perché soprattutto per Pesaro non risolverebbe davvero nulla, visto che bisogna fare 19 punti per riuscire a quantomeno impattare nel punteggio contro questo Viadana Maidomo. Adesso Pesaro con il calcio di punizione non riesce a raggiungere la touche vicino alla linea di meta, se non altro però un calcio del Viadana permette a Pesaro di ripartire con una touche sui 30 metri. Sì, adesso Pesaro con lancio di Fusco partirà con una rimessa laterale che dovrà
essere un buon trampolino di lancio per un'azione che possa portare finalmente dei punti nel nostro tabellino. Buono il lancio, Tontini la porta a terra, Pesaro che imposta la mol. Vediamo se riesce a fare qualche metro in avanzamento, ci riesce, palla in mano a Fusco che va avanti, adesso verrà portato a terra, deve riuscire a mantenere l'ovale, così è, mette a disposizione di Dabalà, adesso è Pesaro che va dritto per dritto, vediamo se riuscirà a trovare una segnatura prima della fine di questo primo tempo. Pesaro va per linee centrali, prova ad andare e ad entrare diretto, l'arbitro Grosso torna sul punto del vantaggio precedente. Sì, vantaggio che non si è concretizzato e quindi Pesaro sfrutterà l'occasione che gli ha regalato il Vedana di placatore che non rotola via dal punto d'incontro. E ora ci sarà quindi un'altra, l'ennesima occasione di questa seconda parte di primo tempo per Pesaro per provare a smuovere gli animi, a smuovere il tabellino e a ritornare in partita a pieno. In questo momento squadra in parità numerica, è rientrato Loretoni, il giallo del Viadana, o meglio il giocatore che aveva da cui era stato segnato un cartellino giallo 10 minuti fa, quindi adesso in questo momento squadre in parità numerica e superiorità numerica che Pesaro riconquisterà nel secondo tempo quando rientrerà Venturini dopo aver scontato i suoi 10 minuti di penalità. Intanto fermo il gioco con il medico in campo. Sì, squadre che adesso ne approfittano per rifiatare e recuperare un po' di energie fisiche e mentali. E poi si ripartirà con, ricordiamo, un calcio di punizione a favore di Pesaro per un placatore del Viadana che non rotola via dal punto d'incontro e quindi così Pesaro potrà ripartire con il pallone in mano. Sembra chiaro che Pesaro andrà in douche. E alla fine invece sceglie di andare per i pali, prima opportunità della partita per Pesaro per andare a punti, la panchina ha chiesto questo al numero 10 Jobert, Jobert ha risposto obbedisco, quindi piazzola per lui, pallone sulla piazzola e speriamo nei primi tre punti della partita. Il silenzio del Toti Patrignani aiuta Jobert a centrare i pali, quindi punteggio che finalmente si muove anche per Pesaro, quindi 19-3 in favore del Viadana, ma Pesaro che riesce a muovere il tabellino proprio in chiusura del primo tempo. Linea alla pubblicità. Tutto pronto al Tecnoville Rugby Park, Toti Patrignani per il secondo tempo di Fiorini Pesaro Rugby contro Viadana, Viadana che guida nel punteggio per 19-3, in questo momento squadre in parità numerica 14 contro 14 con Venturini che aspetta di rientrare dopo il giallo, invece Viadana che continuerà a giocare in 14 visto il rosso e l'espulsione al pilone Craig. Si riprende per Pesaro un cambio, c'è l'Arreciarte al posto di De Angelis in campo, precedentemente era entrato anche Sacchetto per Paletta che era rimasto colpito, non so se nel momento della rissa che si era creata al termine del primo tempo. Vediamo Viadana che prova subito a rimpostare il suo gioco, Pesaro pronto nel placcaggio, buono il placcaggio di Pesaro che ferma subito il gioco, vediamo Viadana come ripartirà, se alla mano o se con un calcio, Pesaro che fatica a mettere a terra i diretti avversari, tanto che guadagnano metri. Adesso Santino che prova a conquistare
l'ovale non ce la fa, e allora è Pesaro che deve continuare a contrastare i diretti avversari. Viadana che va a terra, si può giocare adesso. Appena under del Viadana, c'è la Recharte sotto la palla toccata da un giocatore, se non sbaglio, del Viadana. Dovrebbe essere touche in favore di Pesaro, vediamo se sarà così o se ho visto male, è così. Guardalina Gargamelli segnala touche per Pesaro, Pesaro che avrà ancora il lancio Fusco. Immaginiamo che a breve l'allenatore Panzieri inizierà a inserire tutti i suoi giocatori presenti in panchina. Manca il pallone, è difficile giocare non solo la touche ma proprio la partita senza pallone. Ovviamente Viadana non ha nessuna fretta, anche se in questo momento il tempo è fermo, quindi non si perde tempo. Vediamo Pesaro al lancio con Fusco, primo lancio di questo secondo tempo sul primo blocco per Antonelli. Adesso da Balà che arma Santino, che va dritto per dritto, guadagna metri, adesso deve essere veloce a giocare questo pallone ed è un calzone di Jobert a conquistare campo. Buona la fresa però di Bernardi a estremo, e adesso Pesaro deve fare buona guardia. Invece il numero 11 Crea, di nome e di fatto, riesce a portare il Viadana alla quarta meta di giornata. Gioco rotto, il Viadana si trova da Dio, Pesaro non riesce assolutamente a creare un argine contro queste folate. Un problema non da poco, davvero bravo Crea poi a servire nel finale il suo compagno, che non ha fatto altro che tuffarsi con l'ovale sulla bandierina. Pesaro purtroppo ha iniziato il secondo tempo come il primo, decisamente assente in difesa. Sì, veramente assenti non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente, provano a mettere pressione ma la salita non forma una linea continua, non forma una rete che possa imbrigliare i controattaccanti del triangolo allargato di Viadana, che sfruttano tutti i buchi difensivi che si sono creati e portano appunto a marcare la loro quarta meta giornata, che gli consegue il punto di bonus offensivo per la classifica. E ora il loro numero 10 si appresta a trasformare questa meta all'altezza della bandierina. Trasformazione complessa per Paternieri, vediamo se riesce a centrare i pali. Non riesce. E quindi punteggio sul 24-3 per il Viadana. Partita che diventa decisamente complessa e impervia per i giocatori giallorossi. Vediamo se Pesaro riuscirà a costruire qualche occasione per avvicinarsi nel punteggio. All'andata, nonostante la sconfitta, Pesaro aveva dato la sensazione di potersela giocare contro questi Caimani. Oggi, sin qui, sinceramente, se c'è una squadra che ha dettato legge, sono stati proprio i gialloneri. Adesso Pesaro però recupera un importante pallone, vediamo se riesce, adesso suona la carica con Tontini, vediamo se riesce ad avvicinarsi alla linea di meta. Adesso a contatto Acerra, adesso Pesaro deve impostare il suo gioco, Azzolini per Dell'Acqua, non riesce a fare strada. Pesaro che ribalta nuovamente il gioco per Fusco, fa fatica a guadagnare metri, davvero aggressiva la difesa del Viadana. Ruffini che va a contatto, ecco lui guadagna qualche metro. Pesaro che prova, forse c'è un vantaggio, adesso c'è un placcaggio forse scorretto da parte del Viadana. Pesaro però ha guadagnato metri, è più o meno sui 5 metri, vediamo che adesso continua a guadagnarne, entrano i giocatori pesanti di Pesaro, Pesaro che potrebbe anche provare ad allargare il gioco. Pesaro si avvicina alla linea di meta, da Balà per Jobert che arma
sacchetto per l'Arrecciarte, che finalmente riesce a tuffarsi in meta e a trovare il bottino grosso per i giallorossi. Finalmente Pesaro è riuscita a distendersi con i suoi tre quarti e adesso ci sarà il tentativo di trasformazione per Jobert. Sì, la meta che finalmente può suonare la carica per i ragazzi giallorossi e che può provare a dare una svolta a questa partita finora dettata praticamente solo ed esclusivamente da Viadana a livello di punteggio e di concretizzazione. E Joubert ora si appresta a trasformare, a sistemare il pallone sulla piazzola per effettuare la trasformazione della meta da posizione molto molto defilata. Ora ci saranno anche dei cambi tra le fila dei Kiwi giallorossi. Entreranno alcuni giocatori di Mischia ed entrerà sicuramente anche il mediano di Mischia, numero sostituto di Dabalà, Nicola Boccarossa. E Joubert che trasforma e si aggiungono due punti per Pesaro, che ora smuove il suo punteggio su 10 e Viadana che resta a 24. Davvero una grande trasformazione da parte di Joubert, la strada è ancora lunga, adesso tanti cambi per Pesaro, esce Dabalà, entra Boccarossa, vediamo, entra Leva per Acerra, sembra entrare anche Badone per Fusco e sembra che ci sia anche Oretti a fare il suo ingresso in campo, non so al posto di quale terza linea. Adesso a breve lo capiremo. Sembra che sia uscito Mariani. Dai Pesaro, si può fare ragazzi, dai! Intanto è rientrato anche Venturini, quindi Pesaro con un uomo in più in campo. Una superiorità numerica che deve riuscire a far valere, cosa che non è riuscito sin qui. Adesso calcio di ripresa di Paternieri, Pesaro che deve subito riuscire a mettere a disposizione il pallone dei suoi compagni. E Oretti a ricevere, a servire bene, a portare subito una buona pulizia in rack. Adesso calcione, Pesaro che deve salire in maniera ordinata e mettere subito a terra il numero 8 Sarzi. L'arbitro dice che è tutto giocabile e adesso invece c'è il fallo di rientro da parte del giocatore del Viadana. Un'ottima occasione Pesaro adesso per giocare, che si distende sull'out di destra con Tontini, deve essere attento a non farsi portare fuori. Ottimo così Boccarossa che prova a dare ritmo alla sua azione, Villa che non riesce a agganciare il pallone, alla fine c'è un errore, l'errore è tutto di Villa che doveva buttarsi su quel pallone, ha fatto una finta, ha portato fuori tempo anche Sacchetto e ovviamente diventa tutto più difficile. Per fortuna di Pesaro c'era un vantaggio, si riprende con un calcio di punizione da parte di Joubert, vediamo se proverà ad andare per i pali, è così. Nonostante ci sia un po' di vento, tenta da posizione centrale di centrare i tre punti. Una Pesaro Rugby che con questi cambi adesso è riuscita a dare un po' di abbrivio, un po' di sprint al proprio gioco e si è visto infatti come siano riusciti a portare molto bene la pressione e a spostare il pallone e a fare avanzamento e a sfruttare anche delle occasioni di fallo causate da Viadana. E adesso c'è decisamente confusione in campo, pensavano di dover piazzare da un punto, invece devono piazzare da un altro, la panchina una volta visto il nuovo punto in cui, da cui deve piazzare chiede di cambiare la scelta e di andare in touche, invece Joubert ormai è deciso a piazzare, è tutto nel suo piede destro in questo momento.
Niente da fare, questa volta non c'entra i pali, quindi il punteggio che rimane sul 24-10 in favore del Viadana. Adesso ci sarà un calcio di rinvio da parte di Paternieri, fin qui davvero ottimo al calcio, vediamo Pesaro. Sicuramente deve subito contrattaccare, palla nelle mani di Jobert che decide di andare per un up and under. Forse potevano giocarla meglio, adesso recupera Assolini per Villa, azione pronta, adesso buono il placcaggio su Venturini. Pesaro che prova a raggiungere l'ovale, ma alla fine c'è un in avanti. Così è, purtroppo c'è l'inavanti sul placcaggio a Venturini, d'altronde gli è arrivato dal lato chiuso, non l'ha visto, è davvero un'occasione ghiottissima per Pesaro che era riuscito a sfruttare al meglio l'inavanti del Viadana, è stato bravo il Viadana comunque a correre ai ripari e adesso si riprende con una mischia in favore dei gialloneri, davvero un peccato. Peccato perché manualità ce n'è e alla mano i giocatori giallorossi hanno un valore che possono continuare a portare avanti, che sanno farne un punto di forza. Brava nonostante l'errore grave da parte della difesa del Viadana, che ora approfitterà di un'introduzione in mischia chiusa all'interno dei propri 22. Intanto entra il pesantissimo pilone del Viadana alla Lilo. Esce il numero 14, un cambio obbligato dopo l'espulsione precedente del pilone destro del Viadana. Tanti chili in più per i gialloneri, vediamo e speriamo che Pesaro riesca a reggere con leva di fronte al monolitico Alalilo, giocatore che fino all'anno scorso era praticamente fisso nella massima serie italiana, quest'anno invece gioca nella cadetta. Vediamo l'introduzione di Viadana, Pesaro regge molto bene in mischia, vediamo buono Oretti a uscire, vediamo se Pesaro riesce subito a riguadagnare l'ovale, non è così, buona guardia però lì vicino alla rack, davvero ottima la guardia dei pesaresi. Vediamo il Viadana che cerca di uscire, soprattutto è bravissimo Ruffini a riconquistare, a rubare l'ovale, Pesaro con la palla in mano che deve fare il suo gioco. Pesaro che va al largo con i suoi tre quarti, viene servito centralmente Sacchetto da Dell'Acqua, ottimo il passaggio del giovane Dell'Acqua, Pesaro che prova ad allargarsi, ad andare alla bandierina e riesce con Jobert, davvero bella questa seconda segnatura, ma no, e invece l'assistente Caprini alza la bandierina e quindi out, sarà touche per il Viadana. Tanta sfortuna nelle ultime due occasioni, ma si vede che c'è entusiasmo, si vede che c'è voglia di fare e c'è soprattutto la determinazione, c'è anche la grinta, quella sportiva, quella che serve per poter rimettere in sesto e in discussione tutta la partita. Sì, se non altro sembra essere cambiato un po' l'atteggiamento da parte dei giallorossi e questa è la partita che il numeroso pubblico oggi qui presente al Toti Patrignani vuole vedere. Si riprenderà come detto con una touche in favore del Viadana, ma se non altro Pesaro è viva, Pesaro sa che può giocarsela. Abbiamo detto la strada è lunga, 14 punti non sono pochi, sono due mete trasformate, cosa non da poco, è altrettanto vero che i giocatori sono in campo e se la giocano fino all'80esimo. Intanto vediamo un giocatore del Viadana a terra, qualche problema per lui, tante pause in questa partita. Ci
sarebbe piaciuto avere il TMO qui con noi per rivedere questa azione. Gilbert si è tuffato, sicuramente ha toccato la bandierina, è altrettanto vero che può toccare la bandierina, diciamo che il fuori lo determina il corpo nel momento in cui tocca terra. Da qua sicuramente non siamo nelle condizioni di poter dire se era meta o meta o meno. Ovviamente c'è amarezza da parte sua, da parte dei suoi compagni e da parte nostra. Fatto sta che, se non altro, vediamo che Pesaro se la può giocare. Erano due i giocatori del Viadana per terra, non solo uno. Adesso si alza anche il secondo, per fortuna. È un Viadana che nel momento in cui può, giustamente, cerca di tirare il fiato. Stanno giocando con un giocatore in meno. Ora si ripartirà con la rimessa laterale a favore dei gialloneri, che però devono riuscire a portare via questa pressione, cosa non facile perché comunque i ragazzi giallorossi di Panzieri sono determinati e sono entrati con un altro appiglio adesso. Adesso touche per il Viadana, che la porta bene a terra, vanno a formare una rack probabilmente per mettere a disposizione un buon pallone da calciare, così è. Vediamo se il pallone rimane in campo, no, esce. Pesaro potrà ripartire con una touche da dentro la metà campo del Viadana. Pesaro deve giocare in velocità, come ha fatto vedere sino adesso, nel momento in cui mette ritmo al suo gioco può anche mettere in difficoltà questo Viadana. Sì, come ha sempre fatto nel corso della stagione, Pesaro alla mano può fare male e sa fare male, ma bisogna avere adesso la convinzione e la grinta necessarie per poter concretizzare tutto quello che c'è. Al lancio Badone va lungo e Pesaro non riesce a raggiungere l'ovale. E la touche è sempre stata complessa per Pesaro e soprattutto c'è un in avanti del Viadana. Pesaro ripartirà con una mischia. In questo caso forse c'era un ingresso laterale da parte di Pesaro, l'arbitro non l'ha visto, si lamentano i tre quarti del Viadana. Tant'è, Pesaro dovrà reggere questa mischia per poter ripartire, e dentro la metà campo del Viadana sa che può far male ai gialloneri, ci deve provare. L'arbitro che ora richiama all'ordine le prime linee delle rispettive squadre per poter garantire una corretta contesa del pallone in mischia chiusa. Boccarossa pronto per introdurre l'ovale. Serve un tallonaggio veloce, Pesaro tiene bene in mischia, però bisogna tirarla fuori. Adesso è Tontini a servire Boccarossa, Azzolini che prova ad andare dentro, non riesce a sfuggire al suo diretto avversario ed è Pesaro che prova ad andare per linee centrali vicino alla rack. Boccarossa che serve Gilbert per Santino Franco, non viene messo subito a terra, guadagna ancora metri, ottimo il suo avanzamento. Adesso è Boccarossa che serve Gilbert, che con un calcetto dietro prova ad andare a indovinare l'azione, purtroppo però Pesaro non riesce ad arrivare per primo sull'ovale e probabilmente schiaccia per primo il Viadana. Fatto sta che per l'ennesima volta due giocatori del Viadana rimasti a terra, probabilmente quello che ha schiacciato ha preso anche un colpo. Invece il numero 6 non sappiamo che problemi abbia, steso dentro l'area di meta. Intanto sono a colloquio l'arbitro Grosso con il guardaline Gargamelli, bisognerà capire come ripartire. Non è meta, ma si riparte. Si ripartirà con un placatore che non lascia il giocatore placato e quindi Pesaro ha a disposizione. Quindi c'era
un calcio di punizione precedente che, ok, mi ero perso, ammetto, e vediamo se Pesaro decide di andare in touche o per i pali, data la posizione centrale decisamente favorevole. È altrettanto vero che tempus fugit, il tempo scorre, ma è troppo ghiotta l'occasione da lì davanti per non cercare di portare subito a casa dei punti, anche perché ricordiamo che non esiste solo per fare punti nel rugby, basta anche essere una sconfitta con un punteggio inferiore o uguale a 7, quindi è importante riavvicinarsi nel punteggio. Adesso calcio di punizione trasformato e quindi Fiorini Pesaro Rugby che si riavvicina nel punteggio, Viadana 24 e Fiorini Pesaro Rugby 13. Intanto c'è un cambio fra le fila della Fiorini Pesaro Rugby, esce Ruffini, davvero ottima la sua prova di giornata, ed entra Marco Caroli, giocatore umbro in forza per il secondo anno consecutivo alla Fiorini Pesaro Rugby. Vediamo Paternieri quindi al calcio di riavvio. Calcio piuttosto lungo, subito Oretti sul pallone, porta bene il pallone a terra a disposizione di Boccarossa che arma i suoi compagni e Caroli, primo pallone toccato, subito un in avanti. Queste sono azioni da non fare, il pallone va portato a terra e messo a disposizione dei compagni, quello è un errore davvero grave, un in avanti che permette, guardate un po', al Viadana di giocare lì davanti, il numero 9 che crea ancora scompiglio nella difesa pesarese. Pesaro adesso deve mettere a terra i giocatori del Viadana che si avvicinano pericolosamente alla linea di meta. Adesso Pesaro che fa decisamente cattiva guardia con i tre quarti, Viadana vicino alla linea di meta, vediamo se Pesaro riesce a riguadagnare l'ovale. Fortunatamente c'è un fallo e quindi un fallo su Oretti che va a rubare il pallone, bravissimo Oretti, e si riprende con un calcio di punizione in favore di Pesaro. Adesso vediamo l'arbitro a colloquio con il guardaline Caprini, vediamo se sarà l'occasione per sventagliare qualche altro cartellino in questa giornata, già 3 i cartellini oggi, 2 gialli, 1 per parte, un rosso in favore, o meglio contro il Viadana, e sembra che questa volta ci sarà un altro cartellino contro il Viadana, così pare essere. Vediamo che cosa deciderà l'arbitro Grosso. C'è da dire animi che sono riscaldati ancora, molto focosi i giocatori tra di loro. Giallo al numero 13 Sanchez, quindi Pesaro in doppia superiorità numerica, un'occasione decisamente ghiotta da non lasciarsi scappare. Pesaro deve suonare la carica, deve andare all'arrembaggio e riuscire a trovare quantomeno un'altra meta in questa giornata. Buono il calcio di Jobert, Pesaro che resta all'interno della sua metà campo, ma è altrettanto vero che Pesaro in 15 contro 13 deve riuscire a costruire qualcosa per mettere in difficoltà questo Viadana. Ricordiamo che una meta trasformata, se non altro, basterebbe una meta per portare Pesaro sotto break e quindi guadagnare almeno un punto per la classifica. Viadana che il suo punto l'ha già guadagnata, purtroppo la touche di Pesaro oggi è ai limiti dell'inguardabile, o meglio forse lo è visto che ne ha guadagnate davvero poche, perde un'altra palla in touche. Quando ti manca questa piattaforma qualsiasi partita diventa decisamente complessa, e da una touche tua e
se non altro Pesaro riesce a conquistare questo pallone, palla complessa, Pesaro che prova a distendersi sulla sinistra con Sacchetto, deve riuscire a mantenere l'ovale, adesso brutto l'ingresso, placcaggio con la spalla, l'arbitro non lo vede, e però Pesaro deve riuscire a mantenere il possesso dell'ovale, invece sembra che, invece riesce, buon per Pesaro, adesso calzone da parte di Gioberta che costringe il Viadana a rincorrere l'ovale, e soprattutto davvero un grandissimo fallo laterale conquistato da Pesaro con Gioberta che indovina un calcio splendido, davvero un calcio splendido da parte di Gioberta. Oserei dire un vero e proprio colpo da biliardo. Assolutamente, non era così facile trovare, è stato bravo soprattutto a leggere il gioco Gioberta, al di là di poi indovinare il calcio di giornata, perché comunque aveva visto decisamente messa male la difesa del Viadana, e adesso è buona, è finalmente una touche ottima, Pesaro che prova a impostare la mall, è ancora in piedi Pesaro, alla fine crolla ed è Oretti allora a ripartire, mette a disposizione dei compagni l'ovale, prova ad andare ancora per vie centrali, non riesce a entrare, soprattutto perde l'ovale, sembra in avanti, e quindi si riparte con una mischia in favore del Viadana. Pesaro è due uomini in più in campo, non può commettere questi errori. Forse questo è l'errore più grosso che andava evitato, veramente due uomini in più. È un calcio conquistato con una touche e poi una maul che sembrava avanzare, si è arrivati veramente a un centimetro dalla meta, e poi però perdere la palla così in avanti sono dettagli che fanno la differenza. Adesso due cambi nelle fila del Viadana, partita decisamente straspezzettata. Fatto sta che si riprenderà con una mischia in favore del Viadana, mentre la panchina pesarese urla giustamente i suoi uomini, c'è tempo. Effettivamente la partita è ancora lunga, non serve adesso farsi prendere dalla frenesia. Pesaro doveva giocare con tutta la tranquillità del mondo quella palla. Adesso introduzione del Viadana, sicuramente proveranno, o meglio, probabilmente proveranno a calciare lontano l'ovale. Pesaro deve fare buona guardia, ricordiamo in questo momento i due uomini in più. E adesso sì, provano con un calcetto all'ala, Pesaro deve arrivare lì e arriva prontamente per il placcaggio. L'arbitro ha visto forse un fallo di Pesaro. La cosa peggiore che poteva succedere, perché Pesaro deve poter giocare e mettere pressione al gioco del Viadana. Viadana invece così rifiata, guadagna tempo e fra l'altro avrà la touche da giocare. Guadagna campo, per fortuna di Pesaro non ne guadagna troppo di campo. Pesaro che deve riuscire a velocizzare il gioco. Viadana che non ne ha ovviamente nessun interesse, d'altronde lancio che sembra storto da parte di Viadana, così è infatti, e quindi buon per Pesaro che potrà ripartire, adesso vedremo che cosa deciderà di fare. Sì, decide di ripartire con una touche all'interno della metà campo del Viadana. Leva colloquio con Badone, speriamo che sia un buon lancio. Lancio c'è e riesce anche a conquistarlo Pesaro, bene così, palla a disposizione dei compagni.
e dell'acqua ad andare a contatto. Buono il suo ingresso, riesce a mettere la disposizione dei compagni. Non c'è profondità nella linea dei tre quarti. I pesaresi che però provano a distendersi sulla sinistra. Vediamo se Tontini riesce ad arrivare alla linea di meta. Riesce! Seconda meta di giornata per Pesaro, che si riavvicina nel punteggio. È stato davvero bravissimo Azzolini a vedere che poteva entrare per poi dare l'abbrivio alla superiorità numerica sull'auto di sinistra della Pesaro Rugby, che poi è riuscita a distendersi fino a consegnare l'ovale da parte di Antonelli a Tontini, che ha resistito alla carica della terza linea avversaria ed è andato a schiacciare in meta. Adesso tentativo di trasformazione per Jobert. Sì, è stata una gran bella azione con Azzolini che manda a vuoto il giocatore del Viadana, che tenta di andare all'intercetto e poi scarica su Antonelli, che molto scolasticamente gioca un 3 contro 1 e mandando così a scacciare la palla in area di meta il suo compagno di squadra Tontini. Ma presto anche a fare, non è come il basket. Bel calcio di Jobert che centra i pali, davvero ottimo il suo calcio, e Pesaro che si porta sotto di sole 4 lunghezze, 24 a 20 per il Viadana. Pesaro che addirittura adesso può arrivare a sognare la vittoria. Solo 4 punti di differenza, basta una meta per superarlo, non che sia così facile realizzare una meta, e soprattutto bisognerà fare la massima attenzione in difesa contro un Viadana che comunque adesso si riproporrà nella metà campo pesarese e vorrà sicuramente provare a mettere in cassaforte la partita. Sì, sicuramente Viadana ora cercherà di ritornare sullo spartito del primo tempo per poter provare a mettere in difficoltà i Kiwi giallorossi e tentare di allungare questo distacco per evitare un possibile sorpasso dei ragazzi di Panzieri. Adesso sembrava placcaggio alto da parte del giocatore del Viadana su Caroli, l'arbitro non è di questa idea, quindi calzone da parte di Jobert. Pesaro che deve salire con la linea difensiva, adesso grandissimo up and under da parte di Paterniani. Pesaro che riesce a riconquistare l'ovale, ma c'è un fallo e soprattutto si surriscaldano gli animi, ma soprattutto non è un fallo, ma mi sa che è un in avanti. Non ho capito che fallo ha visto, è stato il guardalinea probabilmente a segnalarlo, è stato un fuorigioco e quindi si riparte con il calcio in touche, o meglio calcio di punizione in touche da parte del 10 Paternieri. E adesso quindi touche in favore del Viadana. Sì, purtroppo il centro del Pesaro, Sacchetto, ha recuperato un pallone che, da un up and under, che però si trovava al di là, oltre la linea del pallone, e quindi l'arbitro ha fischiato calcio di punizione. E adesso il Viadana che prova a impostare la sua molla. Vanno tutti dentro a spingere, Pesaro che prova a tenere, ma adesso è Viadana a commettere un fallo. Pesaro che non si deve lasciare innervosire in questo momento, non c'è alcun bisogno, e Pesaro che può riconquistare i metri con un calcio di punizione. Sì, è Viadana che in queste ultime azioni cerca sempre di buttare la partita sulla discussione, veramente sui livelli a mio parere molto bassi, quindi infatti l'arbitro dà altri 10 metri di vantaggio per Pesaro per il calcio di punizione, e ora Jubert avrà l'opportunità di guadagnare ulteriore territorio. Adesso altro cambio nelle fila del Viadana, per questo le squadre sono ferme. Una
partita che se Pesaro forse avesse giocato con maggiore concentrazione dal primo minuto potrebbe essere stata diversa, sicuramente una partita che è cambiata anche dopo il rosso al giocatore del Viadana. Vediamo che adesso riprende il gioco con il calcio di punizione in touche di Jobert. Buona touche guadagnata proprio a metà campo. Adesso manca il pallone. Qui Pesaro dovrebbe stare più attenta per poter consegnare prontamente un ovale e non perdere tempo ulteriore. Leva a colloquio con Badone. Primo blocco per Pesaro, una touche sicura. Pesaro che prova ad estendersi con i suoi uomini, con Oretti. Vediamo se riesce a mettere il pallone a disposizione. L'arbitro in mezzo ai piedi, da fastidio a Boccarossa. Adesso la Rezzarte a trovare il buco, ad andare oltre. È lui che suona la carica, paccaggio decisamente alto. L'arbitro se ne avvede. Adesso Astolini che dà comunque modo a Pesaro di continuare a giocare a destra con Villa, che va dritto per dritto. Vediamo se riesce a rimanere in campo. Così è. Pesaro che prova una sventagliata adesso sulla sinistra, va dentro con Franco, palla sinistra dentro con Leva, serve il sostegno dei compagni per non perdere l'ovale. Boccarossa che serve Franco Santino sulla destra, deve rimanere in campo, prova ad andare dritto per dritto, ci prova lui, non riesce ad andare oltre. Bisogna dare continuità all'azione, c'è un altro vantaggio per Pesaro. E adesso un calcetto di Astolini al centro, Pesaro prima non riesce a conquistare l'ovale. Alla fine una grandissima confusione, non si sa che cosa è successo. L'arbitro che probabilmente andrà a colloquio con il guardaline Gargamelli. Non so se ci sia stato un fallo in aria, diversamente probabilmente si tornerà sul precedente vantaggio. Forse Azzolini invece che cercare questo calcetto poteva anche allargare il gioco, mi sembrava ci fosse una superiorità numerica, tant'è quella è stata la sua scelta. Dovrebbero mancare comunque 5 minuti alla fine della partita, niente da fare, si torna sul punto precedente del vantaggio. Vantaggio per Pesaro per placatore che non lascia il giocatore placato e l'arbitro ritorna proprio su quel punto. Vediamo che cosa sceglierà di fare Pesaro, se giocare veloce o andare in touche. Va in touche. Vediamo che cosa proveranno a fare i giallorossi. Ricordiamo Fiorini Pesaro Rugby che è solo sotto di 4 lunghezze. Intanto si alza il tifo dagli spalti pesaresi, c'è voglia d'impresa. Buona la touche su Tontini, Pesaro che prova a suonare la carica con Badone. Vediamo, non deve commettere errori, nessuna frenesia per i giallorossi. E arriva la meta di Pesaro dalla RAC. Non ho visto da qua onestamente chi abbia schiacciato l'ovale, ma è la meta del sorpasso. Fiorini Pesaro 25, Viadana 24, quando mancano pochi minuti al termine della partita. Sì, la meta dovrebbe essere, se non erro, di Santino, che da una rack raccoglie il pallone e si tuffa in area di meta e schiaccia, portando in cassaforte altri 5 punti che consegnano così il sorpasso di Pesaro su Viadana. E ora Zuber avrà l'opportunità di trasformare questa meta. Gestiamo
Adesso calcio di trasformazione delicatissimo per Jobert e importantissimo, perché altri due punti se non altro darebbero modo a Pesaro di dormire sonni tranquilli, o meglio, anche in caso di un fallo in favore del Viadana. E arriva anche il calcio di trasformazione di Jobert, quindi Pesaro più 3 sul Viadana, 27 Fiorini Pesaro Rugby, 24 Viadana. Adesso che mancherà poco più di un minuto al termine della partita, sarà decisivo ogni pallone, ogni possesso dell'ovale per poter decidere chi si porterà a casa questa partita. Qui non bisogna commettere errori, bisogna invece conquistare il pallone e mantenerlo. Adesso pallone su Antonelli che va direttamente a contatto, buona la pulizia da parte dei compagni. Palla per Azzolini che riconsegna l'ovale al Viadana con un calzone. Adesso è Pesaro che deve fare però buona guardia sull'out di sinistra, Viadana che prova, e adesso c'è un fallo in favore di Pesaro. Ottima la difesa pesarese che va a caccia della palla e la trova. L'arbitro infatti fischia il trattenuto da parte del Viadana. E questa è una grande cosa per Pesaro, che guadagna un calcio di punizione, potrà andare in touche e cercare di mantenere l'ovale. Sì, forse questo è sicuramente il pallone più importante conquistato dai Kiwi giallorossi, che ora hanno l'opportunità di tenere lontano Viadana dalla propria area di meta, dai propri pali, e quindi di poter gestire al meglio questo vantaggio. Badone al lancio, è fondamentale prendere questo ovale e tenerlo fino al termine della partita. Pesaro fatica a tenere l'ovale, ma ci riesce grazie all'inavanti del Viadana che stava per recuperare il pallone, e finisce qui la partita. Pesaro si prende lo scalpo del Viadana, una vittoria impensabile dopo l'inizio del secondo tempo, ma ci riesce. Davvero, davvero un successo che rimarrà negli annali della Pesaro Rugby, che vince per 27-24 contro questo Viadana. Ora spazio alle interviste di giornata. Massimo Sandri, allenatore della mischia della Fiorini Pesaro Rugby. Diciamo la verità, dopo la loro quarta meta, a inizio del secondo tempo, nessuno si sarebbe aspettato una vittoria di Pesaro, che invece si è imposta per 27-24 contro il Viadana. Che cosa è successo? È successo che abbiamo lavorato tanto in queste settimane, dopo delle partite molto altalenanti, su anche l'aspetto di squadra con i ragazzi, e devo dire che oggi c'è stata finalmente una reazione da squadra, quindi siamo molto contenti della loro reazione come squadra, come gruppo, e beh, direi che il risultato si è visto. Non hanno mai mollato, hanno lavorato come gruppo e gestito la squadra nel migliore dei modi, e il risultato direi che parla da sé. Un primi 40 minuti dove Pesaro ha faticato molto, soprattutto in difesa, cosa che non era mai successa praticamente in questo campionato. Merito sicuramente loro della loro velocità, forse un po' di rilassatezza e poca determinazione in avvio. Sì, sicuramente l'avvio non è stato dei più brillanti, ma ci capita molto spesso. Stiamo cercando di migliorare anche in questo, ovviamente per ovviare a tutti i cardiopalma, a fine cardiopalma che ci fanno fare i ragazzi. Loro sono molto veloci, e ovviamente poi le squadre arrivati verso la fine di campionato ovviamente ci hanno studiato, specialmente queste squadre che lavorano molto anche col video, e quindi è normale che si cerchi poi di battere in velocità o di muovere il pallone molto veloce per incontrare i punti un po' più deboli delle altre squadre.
sapevamo comunque che potevamo provare a mettere in difficoltà questo Viedana, si è visto che Pesaro in questo campionato ci può stare. Sì, decisamente, siamo molto contenti delle prove che stanno facendo i ragazzi durante tutto il campionato, è stato un bel percorso, ovviamente un percorso nuovo per tutti, per i ragazzi in primis, perché comunque il girone Veneto è molto più fisico, però direi che dai risultati che stanno ottenendo, direi che assolutamente possiamo rimanere in questo campionato e fare la nostra figura. Complimenti. Grazie.